Ciao a tutti e benvenuti a un'altra puntata di Doctor Chef. Allora, oggi parliamo di superfood. Superfood, quindi faremo una ricetta del cavolo. Col cavolo nero e con gli anacardi, due cibi. E con la curcuma. Con la curcuma, che sono tre sostanze che sono dei superfood. Uno perché è un protettore gastrico, la curcuma lo sappiamo, l'anacardo è un santo protettore, no? L'anacardo che è un... non si sa bene cosa sia, ancora non si è ben inquadrato tra un... Io consiglio di guardare la forma per capire cosa sia. Sì, ma è un rene, la forma è un rene, non andarti a spingere oltre, zitto e muto. E questo anacardo è ricco di proteine, ricco di grassi, è un seme molto particolare. E poi c'è il cavolo nero, che invece è una verdura estremamente... valida, piena zeppa di tante sostanze nutritive, tra cui molti antiossidanti, contiene anche prodotti, insomma, è una brassicacea, quindi ha tutto quello che funziona delle brassicacee, antitumorali e tutto. È veramente qualcosa di molto particolare. E poi abbiamo la pasta di Campofilone, che è un grano un po' particolare, italiano, della zona del centro Italia. Campofilone è una città dove c'è questo grano particolare. Tocca a te. Quindi direi di andare a spadellare, perché sempre... questa ricetta è molto semplice, perché fondamentalmente prepareremo un pesto, però vi garantisco molto efficace, un piatto unico, un piatto ricco di ogni proprietà necessaria al nostro organismo, come fabbisogno giornaliero, diciamo, ovviamente. Gustoso, ovviamente gustoso. Da mangiare a mezzogiorno, ovviamente da mangiare a mezzogiorno, perché quindi la pasta la sera non è il massimo. Io direi spostiamoci nel laboratorio, cominciamo a spadellare, spignattare, perché il laboratorio è una cosa che frequentavo io, te non frequenti i laboratori. Come lo chiamiamo? Reparto cucina. Produzione cucina, ma la vuoi chiamare? Ma non è una perché cucina. Te la tiri tanto, perché fai lo scienziato della cucina, dai, la saperti. Il laboratorio sono robe... Ragazzi, mi raccomando, serie. Investite sempre sul rapporto padre-figlio, è la cosa sempre più importante. Importante. Datemi ragione, lui ha sempre torto. Andiamo a cucinare. Andiamo. Eccoci, allora, come abbiamo detto, dato che io avevo fame, cominciamo subito. Oggi... Sai che novità? Pesto di cavolo nero. Che novità è? Non è il cavolo, o la fame? No, la fame non è una novità, la fame è una necessità. No, non è vero, può avere appetito. Sì. Allora, guarda qua, intanto raccontiamo la ricetta, perché oggi è davvero particolare. Faremo un pesto di cavolo nero, come al solito offerto dal Bottega della Frutta di Burago, che è fantastico, guardate che foglie. Sì, va bene. Pesto, è un cavolo che non cavolo fa... Cavolo nero, che tra l'altro è un superfood, adesso poi vi spiegheremo anche il motivo e che cosa vuol dire. Rico della curcuma, formaggi, del parmigiano, degli anacardi, che anche loro hanno delle proprietà particolari. Un po' d'aglio, niente, comincio la costruzione come più o meno un pesto normale, diciamo. Quindi intanto che comincio, tu vuoi dire qualcosa? Però devi togliere la costa centrale. Assolutamente sì, ci sarei arrivato, ma lui come al solito ha fretta. No, non ho fretta. Allora, cosa facciamo? Dobbiamo... devi spiegarlo, che sennò fa pena. Allora facciamo così, io intanto faccio vedere questa lavorazione qua, così dopo tu puoi spiegare che cos'è, che cosa non è. Allora, questa parte della foglia andiamo a toglierla. Ok? Perché? Perché è dura e noi non la vogliamo. Quindi così lo spezzettiamo, adesso lo lasciamo un attimo da parte. Sì, dicevamo, è un superfood. È ricco di antiossidanti, è ricco di tante proprietà anche antitumorali, perché va a lavorare come tutte le brassicacee. È anti un sacco di cose, insomma. È un anti un sacco di cose, un anti-invecchiamento, no, un anti-invecchiamento, un antiossidante. Tony, vuoi un po'? No, è preumano e gentile. Va bene. Diciamo che essendo un antiossidante, chiaramente è un antinvecchiamento cellulare anche della pelle. Eccola. Va bene. Poi, quindi contiene tante sostanze, contiene tante vitamine, tutte le vitamine del gruppo B, le contiene tutte quante in fila indiana. Più o meno quello che succede anche con l'anacardo, che è una pianta che adesso è coltivata un po' da tutte le parti, ma l'anacardo in effetti il primo è brasiliano, poi ce n'è una sottospecie che è indiana, che comunque è identica. Va bene, quindi è sempre questo specie di seme strano che ha una caratteristica... Che tra l'altro, adesso io non vorrei dire, ma forma di rene. Così cosa ricorda? Rene. Te la sei cavata. Comunque si dice che un seme... Tu non sai che una volta in una degustazione eravamo in questa azienda con mia moglie e facendo esattamente questa scena praticamente ci fu tutta l'azienda che scoppiò a ridere perché capirono tutti che cosa stavo intendendo io con una carta in mano così. È stato molto divertente, ve lo assicuro. E invece io ti dico che è una forma a rene. L'anacardo è ricco, è un alimento, è un seme che ancora non si sa bene in quale razza di categoria metterlo perché è un seme molto ricco ma è un mezzo frutto, quindi non si sa ben cosa sia, ma è molto particolare perché è ricchissimo di olio di acido oleico, quindi l'olio principale per quanto riguarda i grassi monoinsaturi, quando non viene la parola. Poi abbiamo dentro una parte anche di acido linoleico, quindi di polinsaturi, poi abbiamo una grande presenza, e questo è un valore aggiunto davvero serio, e insieme con pochissimi altri alimenti veramente, l'unico che ha dentro, di uso comune, il delta toccoferolo, cioè la forma delta della vitamina E, che è quella più importante come attività antiossidante, quindi la delta la si trova dentro soltanto lì, questa forma particolare di vitamina E. Ecco, io lo scoprì per caso in realtà questa faccenda dell'anacardo. Effettivamente rispetto a tutti gli altri poi è ricco di proteine. Esatto, allora io sto aggiungendo una quantità discreta di olio, dobbiamo arrivare a fare un poco, pesto, un po' di sale qualche anacardo, lo faremo in più mandate naturalmente perché è tanta la quantità. Sì, e poi dopo una volta che comincia a macinare non resta più niente. Esatto, un po' di curcuma, ecco. Pure anche quello, proprio un non nulla. Un non nulla, ma dopo si amalgama tutto. Sì, sì, sempre. Un non nulla di pepe. E via. Perché allora è fondamentale il pepe per bloccare l'enzima che degrada la curcuma. Quindi i principi nutritivi della curcuma, che è la curcumina, se noi siamo in presenza di pepe funzionano, se siamo in assenza di pepe non servono a nulla. Quindi resta soltanto il sapore della curcuma, mentre invece l'anacardo che viene frullato dentro cede anche molte proteine che sono proteine a medio valore, cioè è un vegetale, i vegetali di solito hanno proteine a basso valore, mentre invece questo è una proteina, un frutto, come dicevo, che ha delle proteine a medio valore, non ad alto. Ad alto è la carne. Quindi questa effettivamente è una ricetta bella, ricca a livello di... Sì, è perché la pasta... Salute, a parte va bene, un po' di tagliatella, ma... La tagliatella di proteine si ne ha, ma sono a basso valore aggiunto, mentre invece questo riesce a dare un buon valore aggiunto. Quindi questa è la cosa buona dell'utilizzo dell'anacardo. Sì, sì, no, io intendevo tutta la ricetta, cioè anacardo... L'anacardo per la quota proteica, cioè, quindi tu mangiando una pasta con l'anacardo mangi un primo e un secondo, vogliamo dire un primo e un secondo, sì, è un piatto unico assolutamente, mentre normalmente il sugo non avrebbe il valore di proteine aggiunte, mettendo l'anacardo si mettono dentro le proteine, quindi è questo il vantaggio. Un piatto completo, in cui il sugo fa da sugo, da condimento, ma anche da nutriente, non è soltanto antiossidanti o acidi grassi poli o menoinsaturi, ma c'è dentro anche le parti proteiche. Zuccheri ne ha un po' anche l'anacardo, ma non proprio tanti, ma non è un problema perché abbiamo le tagliatelle di Campofilone. Ah no, di Campofilone. Cosa hai detto tu? Nonna Pina. Un pieno di energia, effetto vitamina, no. No. Ho sbagliato, sono le tagliatelle sbagliate oggi. Campofilone è una zona dell'Italia dove si fa questo tipo di pasta molto molto particolare e sono famosi. Questo invece è non è parmigiano, questo è grana padano. Ecco, bene? Allora qua potete decidere, vuol dire che potete usare anche del pecorino se vi piace di più, del cacio silano, una scamorzina dolce, non è un problema, potete un po'... Guarda che ce n'è ancora lì di su. Sì, sì, lo so, ma voglio aggiungere formaggio. Il grana, esatto, grana. Esatto. Adesso aggiungiamo un po' di grana per dare un po' di sapore e struttura al nostro pesto. Nel frattempo l'acqua bolle. Allora, molto semplice, sì, perché la tagliatella la andremo a condire direttamente poi. Cosa fuori. Fondamentale quando si mette la pasta, che sia pasta normale, pasta all'uovo, Campofilone, ma anche quelle di marche meno nobili di Campofilone, no, va bene, sempre amoroso. La cosa importante è che la pasta si mette sempre non quando l'acqua è calda, ma quando bolle. Ecco, sempre. Vogliamo spiegare anche il motivo? Spiegalo tu, vediamo un po'. Perché così prende prima, altrimenti in teoria la pasta tu potresti anche farla cuocere in acqua fredda. Chiaramente più la temperatura è elevata, più è elevato l'assorbimento del grano dell'acqua dalla parte, cioè insomma si idrata più velocemente, sì, la pasta. E quindi diventa più veloce. E quindi non pensavi che lo sapessi. Diventa più omogenea la cottura, perché col caldo l'acqua riesce ad arrivare fino all'interno rapidamente. Non pensavi, di la verità. No, ti sto cominciando a rivalutare, che sono proprio tonto completo non sei. Ecco, hai visto. Comincia qualcosa meno... All'inizio eri proprio una lavatrice. La famiglia è la cosa più bella di tutte. Sì, quando poi è onesta però. Esatto, beh, qua di onestà ce n'è da vendere proprio. Dai, dai, lavora animale. Guarda te. Lavora animale, cioè, proprio così. E beh, cosa stai facendo lì? Però in effetti gli animali non usano il mixer, eh? Pensa che io ho imparato anche a scrivere ormai, quindi... Leggo i disegni. Cioè, leggo solo i libri con le figure, però ho imparato a scrivere. Questo è formaggio? Mi sa di sì. No, era di troppo, vero? Mi aggiungerebbe dell'olio dentro, visto che... Vada, vada. Un non nulla? Sì, sì, qui. Sempre il non nulla? Basta. Vai, 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 vai. Basta. Ancora. Perché è tanto. Non sembra, ma lo chiede. Non è un non nulla. C'è una quantità importante di olio. Vai, vai, vai. Ok. Cioè, hai fatto la pasta all'olio, hai fatto. No, no, è tanto, è tanto. Questo è un pesto che ci va a condire 1 chilo di pasta di più. Lo dici? Sì, sì, no, non è che lo dico io, ora lo vedrai. Ok, allora, adesso andiamo ad assaggiarlo, naturalmente. Fa pena, eh? Uno schifo. Io non lo mangerei. Tu lo mangi? Io sì, ma per salvare a voi la vita. Lo mangi solo per quello. Per salvare a voi la vita, certamente. Allora, sale... come se piovesse, perché siamo proprio indietro. Le tagliatelle così piegano? 2 minuti. Allora, anzi, 2? Adesso, intanto che... Anche quello è un non nulla, eh? Ma ci vuole. Ammazza. Sembra tanto, ma non lo è. Allora, buttiamo la pasta e intanto che quella va... Un altro po'. Un altro nulla. Cioè, quando metti la roba cosa dici? Una dose generosa. Una lauda e corrotta, come direbbe il caro Giorgione. No, questa è una pasta lauda e corrotta. Però è buona, sembrerebbe buona. Tieni, vuoi assaggiare? Ci passiamo lo stesso, ma siamo papà e figlio. No, non è male. Sembra quasi che sia prezzemolo, c'è un retruscio. Allora, e adesso vedrai, perché la particolarità, adesso cambiamo il cucchiaio. La particolarità, prima l'hai dato a me, dopo lo cambio. L'abbiamo tirato fuori, non è che lo ripucciamo dentro con... È buono. La particolarità è che quando sarà cotto diventerà più dolce. Cioè proprio si addolcirà. Come fai a cuocerlo la roba lì? Si cuocerà col caldo della pasta. No? Ma ancora un non nulla metti. Serve. E tanto il pesto è un condimento concentrato, dunque calcolate che, ripeto, ecco, adesso ci siamo. Un'altra chiusa. Manco li lavasse lui, voglio dire. Sì? Vero? Sì, sa. Ma è strano, è il cavolo nero che sa di prezzemolo. Ma adesso vedrai che poi una volta... buono, strano, eh. Una volta cotto, cioè con il caldo della pasta, cambierà totalmente il suo gusto. Io adesso devo scolare la pasta e la faremo saltare, ma giusto un minutino, con il cavolo nero. E ragazzi, vedrete di che cosa stiamo parlando. Assaggiamola prima. È già pronta? Sì, sì, 2 minuti. Ancora un po'. Aggiungiamo un po' di sale. Ancora? Cioè il sale alza la pressione, benedetto, non fai... Vabbè, ho capito, ma se non l'ho messo sto mettendo il giusto. Sì, ma tra quello che hai messo lì e quello che hai messo lì, la pressione ti schizza le stelle. Ma questo va per 8 persone, non è per una, questo è per 2 persone. E dosiamo la pasta. Cioè, io non lo so, ma io se tu prescrivi l'aspirina vengo a dire quante pastiglie gli devi dare al paziente. No, lo saprai tu quant'è, no. Io faccio la... Metti che questa qua è la mia aspirina, te, Tucanò... Sì. Tucanò non si può sentire in mano mia comunque. E via. Beh, se quello lì serve per 10 persone può anche... Ma anche di più, adesso vedrai quanto ne usiamo. Cioè qui veramente ne usi un cucchiaio o 2 per quella quantità di pasta che abbiamo usato. Io faccio così solo perché è sporca da morire. Ecco qua. Tac. Ma guarda io... Quindi tanta carta... Se sei d'accordo, nel frattempo che la pasta è pronta, sì, arriva Sara, io comincerei... Che dici? Lo facciamo? Possiamo dirlo? Possiamo farlo, sì, anche direi, no? Dai. Cominciamo a fare un cin. Allora, qua il piatto è pronto, adesso scoliamo la pasta. Prendiamo un trebbiano di Sirmione, detto anche Lugana. Ma buongiorno! Eccola qua, è arrivata. Quando c'è da mangiare arrivi, eh? Beh. Oh, cioè, lei sente anche il profumo, bere. Ecco, cioè non abbiamo neanche fatto veramente... No, mi sembrava, è arrivata questa mattina, era tutto lei, no, perché oggi è una giornata brutta. E invece ho sentito... No, perché ho lasciato il gatto nel microonde, stavo arrivando qui, la metro ha forato, le solite storie. E poi invece... Il gatto nel microonde l'hai tirato fuori? L'hai messo in lavatrice dopo, eh? Wow. Allora, questo per la mia dieta è perfetto. Questo è una bomba, ragazzi. Cioè, voi non potete capire. Cioè, la pressione di all'esterno con tutto il sale che c'è, però non importa. Ma non è vero, guarda qua, è ancora tutto. Ho messo un cucchiaio, guarda la resa. Allora, calcolate che questa è una dose per 2 persone. Ok? Un cucchiaio di pesto, come vedete. La pasta è super colorata, se vedete, se notate, si è anche schiarito, cosa che di solito succede al contrario con il basilico classico, diciamo, no? Qui è scuro, vedi? Invece dopo, durante la cottura, si schiarisce. Prego. Un po' d'acqua. Anche lo chef! Aspetta. Ah, anche lo chef. Anche lo chef, salute! Salute! Allora, devo dire che questo è il momento migliore della ricettina. Allora, quello del vino, eh? Mescoliamo. È buono però, eh? Però saporito, buono. Sì, buono. Adesso vediamo lo chef cosa... Vediamo con cosa ci stupisce. Che cosa... Esatto, vediamo quale ragno caviamo dal buco oggi. Vediamo che voto ti diamo. Non esagerare. La famiglia e gli amici. Dopo si monta la testa, eh? No. La prima regola dell'amicizia, ragazzi, dovete sapere che è l'infamità. Cioè, quando tu sei con un amico devi cercare moralmente... Ma se ti do sempre un bel voto. Con una spinta. In realtà se lo merita, però. Eccola. È il dottore che è severo. Vediamo. Grazie. No, il sale che ha messo dentro è una roba imbarazzante. Adesso vediamo se è salato o se lo chef ha... Allora, intanto... Va lì. Intanto... Ci metti un fiore in quel busetto. Ci metto quello che voglio io, il piatto è mio, lo faccio come voglio io. Allora ragazzi, vi faccio vedere un po', liberiamo. Adesso andiamo a costruire il piatto, ci mettiamo una pioggia così dall'alto perché ci piace. Molto scenografica, vero? Non serve a niente. Una lacrima. Facciamo così. Poi peperoncino, questo peperoncino. Che pure formaggio grana non è che si abbassa. Questo peperoncino, niente, oggi ha voglia per forza di criticare, per forza, ancora non l'ho assaggiato, vedrete adesso che lo assaggia. Peperoncino. Devo già dire che noi siamo a dieta, olio, allora, grana. Questo peperoncino non è piccante, è soltanto molto saporito, è una produzione di Chef Lozio che quindi non potrete trovare da nessuna parte. Però hai spiegato come farlo? Esatto, ho spiegato come farlo. Ve lo rispiego, circa il 30% del peso del peperoncino in sale, un po' di aglio, un po' di alloro e coprite di olio e poi potete iniziare pure a godere se volete. Allora, ragazzi, il piatto è pronto. Direi che sono pronta per mangiarlo. A questo punto, prego signora, io lo passo di là, lì ci sono delle posate, io ne prendo un'altra perché mi tocca farlo da qua. Ma lì non c'è il formaggio. Vedi, quando tu fai queste impiattature, saranno anche belle coreografiche, ma poi mangiarlo è un disastro. E lei adesso si mangia le tagliatelle coi capelli. No, allora, l'ultima, vedi? Vedi che è un casino poi mangiare. Perché non abbiamo il cucchiaio, invece, se noi avessimo un cucchiaio, guarda lì, preciso. Ecco, alla fine che non serve un cavolo nero. Ma un cavolo nero. È buono. Pazzesca, pazzesca. Ma che pazzesca. È veramente fatto con la prova e non è salata. Ma certo che non è salata, è lui. Adesso la prossima volta che fa una visita andrò lì a correggere le ricette io. Capito? No, la spirina signora ne prenda mezza in più. Buongiorno signora. Guarda che è una bomba ragazzi. Questa pasta è qualcosa di top. È vero o no? Ah, io ve l'avevo detto. Oh, è stemperato abbastanza il cavolo. Ci ha stupito. Non è male. Bravo. Bisogna dire che il tuo lavoro lo sai fare, chef. Meno male. No, non è male. Meno male perché senza lavoro non si fa. Ma resta anche quel sapore di cavolo un po' grezzo, sì, di campagna. Io ve l'avevo detto. E non è molto salato. No. Dove è finito il sale? Guarda. Dove l'hai messo? Come ti ho detto, da qua condisci davvero un chilo di pasta, anche di più. Quindi basterebbe congelarla. Sì. Adesso lo congeli. Ok? Adesso... Per conservarlo, cosa potete fare? Lo congelate. Io consiglio sempre di congelarlo in dosi, in porzioni, in maniera tale che se poi ne fate troppo e non avete il pranzo di Natale, potete gestirlo in maniera più efficace. Comunque se non vi piace non finitela, nel senso. No, no. Come ci stai per peperoncino? No, perché dopo bisogna lavare i piatti. Ma io avrei messo un pezzettino di quello piccante. Anche io, però sai che la mia bocca nel piccante è particolare. Io. Questo invece così piace a tutti. È perfetto. Anche chi non mangia piccante. Esatto, perché questo non è piccante praticamente. Io non lo mangio piccante, così è fantastico. Perché gli dà un aroma e un profumo meraviglioso. Tra l'altro, Doctor, vedi, è avanzato, così lei può far sparire i suoi sughi congelati. Esatto. E inserire i sughi. Questo è un gran ragù di cavolo nero. Ma lascia sapere che quello che ho a casa è un gran ragù davvero. Basta, allora, con questa cosa mi sono offeso, vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Vabbè, se lui non lo vuole lo porto a casa io questo. Qua oggi è anarchia. Anarchia, hanno criticato tutti e adesso così. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.